Sì, caro, adesso ti do da mangiare, eh? Adesso andiamo a giocare a Battlefield 4 e farai tante kill. Si parte, raga, si parte. Trump's the motherfucker. Ok, ciao ragazzi, chi è nel gruppo ha già visto la fotografia, ho preso il Logitech G502 Proteus Core, vi elenco brevissimamente le caratteristiche, tutto il resto ve lo dico durante il gameplay. Allora, abbiamo 11 tasti controllo programmabili, incluso il cambio DPI. Sensore di gioco ottimizzato in base alla superficie con tecnologia esclusiva Delta Zero. Aggiungi fino a 5 pesi da 3,6 grammi l'uno per un controllo e bilanciamento personalizzato. 5 regolazioni istantanee delle impostazioni DPI da 200 a ben 12.000 DPI che non useremo mai perché non servono a un cazzo. Scroller iperveloce a due modalità ottimizzato. 3 profili integrati e memorizzabili sul mouse, 3 profili, tutti sul PC invece ne possiamo memorizzare quanti ne vogliamo. Robusto cavo interlacciato e piedini a basso attrito. Ora andiamo a fare il gameplay su Battlefield 4 in Gun Master, raga, Gun Master, non perdetela. Ciao, ci vediamo tra un attimo. Luce G-Series pulsata, da software si può ovviamente tenere anche fissa, luce dei DPI accesa, da software si può scegliere di tenerla spenta. Come profili io ne ho impostato solo uno perché tanto uso 400 e 800 DPI e con il tasto qua davanti switcho da 800 a 400 anche in game mentre sto mirando. Superfici plastiche stupende, veramente stupende. La plastica superiore è tipo leggermente porosa, non fa sudare assolutamente il palmo della mano. La plastica degli switch è separata dal resto della scocca, quindi ricorda tantissimo il G9X. Intanto schieriamoci. Ricorda tantissimo il G9X. La comodità è estrema. Difatti, come l'ho provato, mi ha subito ricordato immediatamente la comodità del G9X perché è stato veramente il mouse con cui mi sono trovato meglio in assoluto. Questo lo ha decisamente superato. Come comodità, come impugnatura e come materiali. Il cavo interlacciato, leggermente più grosso dei soliti cavi da mouse interlacciati. Vaffanculo, dolce vita, italiano. È leggermente più, potete vedere, leggermente più grosso rispetto agli altri cavi interlacciati di mouse o altre periferiche che utilizzano appunto l'interlacciatura a rivestimento del cavo. Ma è veramente morbidissimo, è come se fosse wireless, non ci si accorge neppure. Non ci si accorge neppure di averlo collegato con filo. Bastardo, me l'hai fatto. Abbiamo la N94. Da dove arrivano adesso? Arrivano di qua. Siamo alla Deagle. Odio le pistole mentre gli altri usano i fucili. Qua ne è passato uno, eh. Merda! Sporano nel container lì, eh. Lo scroll è il miglior scroll che io abbia mai provato, uno scroll deciso,
non sbaglia uno scatto assolutamente, è comodissimo da utilizzare, anche scroll sinistro e scroll destro, i mouse della Logitech. Come avevo detto, ero indeciso se prendere questo, ero propenso a prendere l'Asus Strix Cloud, però siccome non ho mai avuto mouse né tastiere della Asus, ho voluto evitare di andare, merda Calimero, ho voluto evitare di andare a fare una spesa ad occhi chiusi, magari poi la farò più avanti, anche se penso che questo ormai sia il mouse definitivo, perché assolutamente mi ci trovo benissimo. E quindi non avendo voluto fare questa... Ma che cazzo è? Non avendo voluto fare questa spesa ad occhi chiusi, ho preferito andare su una marca che conosco, conosco i materiali, avendo già provato tantissimi mouse della Logitech, anche tastiere, tante cose della Logitech. Mi sono praticamente fidato di più rispetto ad un acquisto a occhi chiusi. E credo di aver fatto assolutamente bene, perché non ho nulla contro i mouse della dell'Asus, eh. Anche perché, come ho detto, non ne ho mai provati. Però sicuramente questo qui è un mouse fantastico. Io questo mouse lo classifico in fascia medio-alta tra i mouse. La precisione è veramente fenomenale. Mi spaventa da quanto è preciso il tracciamento. Poi con questa cosa abbiamo ammazzato Calimero. Poi con questa cosa della... Con questa cosa della... del tastino che switcha... tra i DPI. È veramente veramente comodo. Come ho detto, io lo sto usando tantissimo. Ogni volta che miro mi viene spontaneo premerlo e passare da 800 a 400, perché si riesce a mantenere una stabilità in mira che è qualcosa di impressionante. Gli 800 DPI classici che utilizzo con tutti gli altri mouse che ho avuto, dal G500 al G9X al Mamba, a tutti i mouse che ho avuto, ne ho avuti talmente tanti che non mi ricordo neanche più quanti ne ho provati. Gli 800 dpi di questo mouse rispetto a tutti gli altri mouse sembra leggermente più lento. Difatti ho dovuto alzare a 9 la sensibilità in game per avere bene o male la velocità degli 800 dpi che ho, con cui sono abituato con tutti gli altri mouse. Ma la precisione, cioè, non ha niente a che vedere in confronto a tutti gli altri mouse, assolutamente. Però dai, magari sono ripetitivo, ma sono veramente soddisfatto dell'acquisto. Anzi, se avete intenzione di acquistarlo anche voi, non, magari prendetelo online, non fate come ho fatto io, che l'ho preso da Euronics e l'ho pagato 84,90. Sicuramente online, risparmiate sicuramente qualcosa prendendolo online. Ma dove minchia eri dietro la statua? Cazzo, non t'ho visto, cab. Sicuramente si risparmia prendendolo online, quindi fatevi un giro magari nel web e guardate lo shop che più vi pare, o andate su Trovaprezzi e guardate a chi lo offre a minor prezzo. Dimensioni, le dimensioni, io non ho una mano, affanculo, stavo facendo così con la mano.
Non ho una mano lunga, ho una mano media, ma però è tozza come mano. E lo impugno comodamente, come ho detto prima, avendo anche i tasti separati, gli switch separati dal resto della scocca, qualsiasi impugnatura si voglia usare è perfetta. Palm, tutta la mano sopra, palm grip con il polso appoggiato al tappetino. Qualsiasi impugnatura è adatta a questo mouse. Fammi caricare, poi usciamo. Allora, siamo passati alla S-Val. Ok. Giù, 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 giù. Merda, merda, mi stava puntando il bastardone. Siamo a 14 e siamo a 11 minuti di gameplay. Qualche taglio lo faccio sicuro perché se no mi diventa troppo lungo il video, perché c'è già la parte iniziale. Non vorrei tenervi troppo incollati. Ma cazzo, ti ho fatto un centrone in fronte, porca puttana, non sei morto. Ecco, le pistole ci vanno 3 colpi. Ultimamente i cadaveri restano in piedi come dei coglioni, oh. Odio la G18, la G18 la odio ufficialmente. La odio ufficialmente, cazzo, non durano un cazzo i colpi e porca puttana. Non riesco a tenerla io la G18. Dai. Ancora due livelli, eh. Perfetto. Cazzo, cazzo. Peppa Pig, no, Peppa Pig. Ah, Peppa Pig. 31-14, siamo a livello 16, siamo i più avanzati, eh? Siamo avanti di 2 da quello sotto. Mettiamoci un attimo di voglia di vincere, eh? Qui ne è morto uno. Siamo col coltello. E vai che mia! E vai! GG! Perfetto, cazzo, buona figa. Oh, raga, io ve lo straconsiglio veramente questo mouse. I pesi vanno posizionati qua sotto. Non so se l'ho detto prima, comunque io li ho messi tutti meno l'ultimo, perché sennò mi si impennava quando lo sollevavo, non si alzava in piano, ma tendeva ad alzarsi la punta. Invece togliendo l'ultimo si alza perfettamente in piano. Lo sportellino è magnetico. Clack, va lì da solo. Ecco, forse l'unica, ma veramente l'unica cosa in minimale nota negativa è il teflon posteriore, che noto che lo hanno fatto leggermente stretto e forse anche sottile, perché pulendolo prima
magari ho premuto un attimino troppo, al di sotto del teflon c'è la foratura con le viti che tengono assieme il mouse e mi si sono formati gli incavi in corrispondenza appunto dei fori. È l'unica nota negativa, perché per il resto è veramente una cosa eccezionale questo mouse. Straconsigliato, quindi raga, se il video vi è piaciuto mi raccomando. Cosa importante di questo mouse: nel software potete configurare qualsiasi tipo di superficie da software. Basterà appunto andare nella sezione di test della superficie, farla partire, disegnare un 8 sul tappetino fino a quando non ci dice basta, e terrà in memoria la superficie sulla quale è stato fatto il tracciamento. Altre cose da dire, non me ne vengono in mente. Comunque, se avete domande, lasciatemi pure nei commenti. E niente, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, un commento. Se vi va, iscrivetevi al canale. La prossima volta probabilmente porterò un video su Insurgency, visto che è un gioco che mi piace tantissimo. Ditemi se siete d'accordo nei commenti. Noi ci becchiamo alla prossima. Ciao belli, ciao ciao.